Francesco Mussoni, 37 anni, avvocato, Democrazia Cristiana, patto per San Marino. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Bene, che cosa vuol dire essere democristiani nel 2008? Beh, credo che voglia dire appartenere a una tradizione politica e culturale legata al popolarismo europeo e ai valori che caratterizzano la democrazia nella Repubblica di San Marino, un partito che ha una sua storia, ha una sua identità molto precisa e ha dei valori che può esprimere nella realtà, i valori di libertà, di democrazia, di tradizione politica della nostra Repubblica di San Marino. Io credo che su questo si possa aprire un discorso molto ampio, ma certamente oggi siamo rientranti a pieno titolo nel Partito Popolare Europeo e quindi in quella che è la tradizione dei popolari in Europa. Perché Francesco ti candidi? Perché credo di poter dare un contributo al mio Stato, ho una passione per la politica da sempre direi e quindi con un pizzico di ambizione e di presunzione forse cerco di dare un contributo affinché le cose possano andare meglio di come lo sono. Domanda politica, che cosa hai in più la tua coalizione rispetto all'altra? Io credo che la nostra coalizione abbia la credibilità, alla credibilità politica. Il patto per San Marino rispetto all'altra coalizione ha sicuramente la possibilità e la credibilità per fare, per costruire, per governare. Veniamo da un momento storico in cui quelle forze che oggi fanno riferimento a riforme e libertà a quella coalizione dicono di essere coese, dicono di poter fare tante belle iniziative, che il programma loro è chiaro. Ecco, io direi che più chiaro della loro incapacità di governare in questi 2 anni credo che non ci sia. Ecco, credo che questo sia un punto di partenza fondamentale per anche la nostra coalizione, quindi ritengo che con un programma molto chiaro e preciso come abbiamo scritto, con una condivisione degli obiettivi molto puntuale, io credo che possiamo fare molto per la Repubblica di San Marino. Bene, molto bene. Bene, tu fai l'avvocato, Francesco, quindi una domanda particolare. Vorrei sapere in che modo la tua professione può aiutare il Paese. Ma io non so se la mia professione può aiutare il Paese. Certamente credo che il nostro Paese abbia bisogno di persone che fanno il proprio lavoro, che lo fanno come lo sanno fare, chi più bene, chi meno bene, ma comunque abbiamo bisogno di uno Stato in cui gli imprenditori, i liberi professionisti, gli artigiani, cioè chi fa qualcosa di proprio, lo possa fare e possa portare la sua testimonianza in politica e la propria esperienza, nel bene e nel male, insomma, ripeto. Bene, ancora tecnica, giusto processo. Che cosa ne pensi, dato che fai l'avvocato e quindi è importante saperlo? Io credo che a San Marino si debba aprire una stagione un po' più seria su quella che è la problematica della giustizia in senso ampio, sulla tutela dei diritti dei cittadini e anche quindi su una concezione della giustizia di tutela al cittadino e ai propri diritti. Ecco. Credo che da troppi anni non si faccia a sufficienza, pensiamo solo alla riforma del codice di procedura penale, pensiamo solo alle infinite diatribe politiche su questo provvedimento legato al giusto processo. Io credo che sia giunto il momento di fare una valutazione un po' più organica di quelli che sono le tutele, i diritti dei cittadini rispetto alla giustizia e quindi anche un po' di capire bene come possiamo riorganizzare la giustizia. Molto bene. Politica ancora. I tuoi alleati, EPS, Arengo Libertà, Alleanza Popolare, Moderati, Lista per San Marino. Che ne pensi di ognuno di loro? Ma io credo che di fronte a un periodo disgregativo stiamo andando nella direzione di una riaggregazione di quelle forze politiche che in qualche modo, di quelle idee politiche o di quelle persone che fanno politica, che in qualche modo per un fattore ideologico o per un fattore personale o per un fattore contingente in qualche modo si erano allontanate. E quindi io credo che
ci sarà molto da fare nella logica di ricostruire un rapporto. Partendo dagli europopolari, io credo che gli europopolari, dopo una fase di difficoltà, perché sono fuoriusciti dalla Democrazia Cristiana, credo che in qualche modo si stiano riavvicinando in una logica politica razionale, che dopo un momento probabilmente di irrazionalità politica, credo che forse col tempo, con la maturazione degli eventi, abbiano compreso che in fondo abbiamo una matrice comune e quindi si deve lavorare su un terreno comune. Noi sammarinesi, io credo che anch'essi non sono una novità assoluta, erano persone che militavano nella Democrazia Cristiana, gran parte di loro, e quindi hanno un punto di condivisione con quello che è il nostro percorso politico, e quindi credo che ragionando sulle cose da fare, sugli obiettivi, e fra giovani credo si possa assolutamente condividere un percorso politico in modo molto sereno e tranquillo. Alleanza Popolare, chiaramente Alleanza Popolare è il partito che forse più di altri rappresenta un momento di novità di questo dialogo. Sappiamo benissimo, per il recente trascorso politico, Alleanza Popolare chiaramente ha sostenuto questo governo, il precedente governo fino a poco tempo fa, quindi chiaramente è una novità da questo punto di vista. Ritengo che anche Alleanza Popolare abbia fatto un ragionamento più politico, e quindi credo che avremo un percorso di lavoro proficuo, perché credo che siano molti più i punti di condivisione con la nostra area politica piuttosto che con l'area politica che hanno appena lasciato. Arengo e Libertà e Moderati, ma Arengo e Libertà è chiaramente un partito appena nato, e quindi dovrà dimostrare un po' la propria capacità di fare politica. Certamente sul piano personale credo che siano stati già fatti politici molto importanti quelli che hanno portato avanti, che quindi creino la base per uno sviluppo di prospettiva dei nostri rapporti politici. Moderati, come non condividere l'azione politica di chi in qualche modo, pur marcando una propria autonomia, sicuramente ha una condivisione di quelle che sono le nostre basi di ragionamento politico, insomma. Quindi, se vogliamo, i moderati con una punta di destra, che comunque non è mai caratterizzante, è una coalizione sicuramente di centro, credo che possa assieme a noi fare un lavoro molto forte nella logica del fare piuttosto che del parlare. Un ultimo minuto, non abbiamo più di tempo, perché votare DC e soprattutto Francesco Mussoni? Ma sicuramente votare DC significa votare per un partito politico che, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro, ha una sua dialettica politica, è una sede di discussione di interessi generali, è un momento in cui si appunto fa politica. Quindi io credo nei partiti che hanno questa caratteristica, che sono appunto dei partiti che hanno delle dimensioni, che hanno, se vogliamo, delle complicazioni, ma anche una possibilità di fare politica in vero senso della parola. Perché Mussoni Francesco? Perché Mussoni Francesco ritiene di poter dare un contributo positivo in questa logica. Benissimo, ti ringrazio Francesco, un grandissimo in bocca al lupo da giornale.ms. In bocca al lupo, crepi il lupo. Ci vediamo Francesco. Ciao.